Alla fine del 2020 si potrebbe tagliare il nastro del nuovo polo scolastico di Sassa, anche se il cronoprogramma portava la data 2018. Il sindaco Biondi ammette che i ritardi ci sono stati ed è innegabile, ma ora le procedure saranno più snelle, anche se questa scuola dovrà contare su una gara d'appalto tradizionale che non potrà snellire le procedure. I soldi ci sono, 8 milioni di euro già stanziati. Quindi per questa scuola verosimilmente andrà fatta una gara tradizionale, però considerate le tecniche costruttive e le condizioni, credo che dall'affidamento dei lavori in un tempo ragionevolmente breve, diciamo entro la fine 2020, inizio 2021, si potrebbe tagliare il nastro. Naturalmente il tutto, se non ci saranno ricorsi o intoppi di natura burocratico-amministrativa, come sta accadendo, faccio un esempio su tutti, alla Di Amicis. Si è ormai nella fase di affidamento della progettazione, ora si verificheranno i requisiti dei partecipanti, 90 giorni per fare il progetto esecutivo e poi la gara per i lavori. Al termine uscirà un progetto vincitore, un progetto fattibile scelto tra i 5 finalisti che sono stati presentati all'auditorium del parco, la cui graduatoria è assolutamente provvisoria. Per ora la prima posizione ora è appannaggio del gruppo capoggiato da Onorato Di Manno come progettista, che ha puntato su una scuola vista come fabbrica del sapere, con un intervento che si misura con il paesaggio circostante, volumi indipendenti ma con continuità tra interno ed esterno, spazi didattici ampi e corti aperte. Sono stati presentati anche gli altri 4 progetti dei progettisti Fabrizio Lorenzetti, Alessandro Piraccini, Antonello Stella e Mario Cottone, classifica provvisoria. Non c'è ancora un vincitore ufficiale, un percorso che è stato di progettazione partecipata, fatto sotto la guida dell'architetto Mario Cucinella, che ha redatto il master plan con il supporto di ActionAid e Viviamo la Q. Sono stati molto attivi anche gli studenti dell'Istituto Gianni Rodari, come ha ricordato la dirigente Monia Lai. Il nuovo plesso dovrebbe raggruppare lo spezzatino attuale di scolari che si dividono in 2 MUSP e andrà a servire circa 500 studenti tra infanzia primaria e secondaria di primo livello. In prima battuta i partecipanti al concorso sono stati 102. C'era anche il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antonella Tozza, che ha dichiarato: quando sono arrivata a settembre mi sono meravigliata che ci fossero ancora scuole nei MUSP. Dobbiamo ridare slancio a questa fase, sono passati 9 anni anche in termini di flussi e bisogni.